Alla Berlinale di quest'anno, un terzo dei film in concorso è diretto da donne, tra queste due pellicole statunitensi. Con First Cow, Kelly Reichardt rivisita la storia del West americano sotto una nuova luce. È una commedia, anzi un film d'azione, forse un po' più epico, dice la regista. È una sorta di storia sull'immigrazione. Un cuoco viaggia verso ovest e si unisce ad un gruppo di cacciatori di pellicce in Oregon, anche se in realtà crea un vero legame solo con un immigrato cinese in cerca di fortuna. Presto i due decidono di collaborare per un business di successo. Altro film americano in concorso è Never, Rarely, Sometimes, Always, nel quale la regista Eliza Hittman, con le sue due giovani attrici Sydney Flanagan e Talia Ryder, tratta un tema assai delicato. Ho letto del viaggio che le donne fanno dall'Irlanda a Londra e il ritorno attraverso il mare in un giorno solo per abortire, dice la regista, e ne sono rimasta molto colpita. È un viaggio che molte donne intraprendono in tutto il mondo e ho iniziato a pensare a come sarebbe stato quel viaggio negli Stati Uniti. Il film racconta la storia di Autumn, 17enne cresciuta in una piccola città della Pennsylvania rurale, vittima di una gravidanza indesiderata. Non aspettandosi alcun sostegno da parte dei suoi genitori, parte per New York insieme a sua cugina Skyler per superare le avversità. Cresce intanto la febbre per l'assegnazione dei premi che verranno svelati il prossimo sabato sera. Where else could you go?